La compassione. La compassione, il patire con l'altro, il sentire gli stessi sentimenti di un altro, gioie e dolori compresi, il provarli come se si fosse lui, avvicina gli individui, fa rendere conto della profonda connessione che esiste tra tutti noi. È una falce che fende e squarcia il velo più grande, che è l'illusione della separazione. La compassione non è buonismo, e a differenza del provare pena, che ci pone su un piedistallo di fronte al penoso, guardandolo con superbia, la compassione ci fa sentire di essere l'altro. Ci fa mettere davvero nei suoi panni, anche se fosse molto diverso da noi. Profonda unione e unità tra tutte le diversità. Questo penetrare nell'altro e al tempo stesso venire riempiti dalla sua interiorità arricchisce il nostro essere, che acquisisce così nuovi lati, nuove sfaccettature, mettendone in luce quelle che fino ad allora erano rimaste nascoste, celate. La compassione è strettamente legata alla comprensione, il prendere, afferrare e carpire qualcosa portandola dentro di noi, interiorizzandola. In questo caso, più grande è la nostra comprensione dello stato d'animo altrui, e delle condizioni intime in cui egli versa, altrettanto grande e ampia sarà la compassione che potremo provare. Comprensione e sensibilità di cui anche un bambino potrebbe essere particolarmente dotato. Spesso la compassione viene vista come una qualità luminosa, ma nell'unico senso di positiva, propria degli individui altruistici, positivi e che presentano bontà d'animo. Ma essere solo positivi non è sufficiente per coltivare e ampliare una piena compassione. Come nel caso in cui un essere positivo e nella luce possa facilmente entrare in empatia con il suo prossimo che soffre, ma non riesca magari a comprendere e accettare lo stato d'animo che porta altri esseri verso la negatività, o che non riesca ad accettare la sua stessa negatività, il suo lato oscuro, la sua ombra. In tal caso, la sua capacità di sentire compassione avrà il suo limite proprio in questo, in questa sua non comprensione dell'ombra, di che cosa motiva e genera quell'ombra, eccetera. Così come a maggior ragione un essere orientato alla negatività potrebbe non essere arrivato al grado di comprendere cosa significhi avere una coscienza orientata al positivo. In questi casi si tratta di una compassione dal campo e raggio di azione più o meno limitato. La compassione che si amplia, che tende alla pienezza e totalità, è sì qualità luminosa, ma di una luce ancora più intensa e luminosa della luce positiva. È la luce ultra positiva della comprensione e della consapevolezza, che comprende, riunisce e sintetizza il positivo e il negativo, trascendendoli, elevandoli, come due fiumi che confluiscono verso un fine e una foce comune. L'integrità, la completezza, una completa saggezza, oceano di conoscenza.